Zodi 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le cazzoni del cuore. Su, nello Zio di 105. Lo Zoo. Antonello Venditti, bamba o non bamba? Ne parlano due, e dissero abbastanza. Bilancina e banconota, e niente polizia. Ma fu a Bologna che arrivò la prima busta. Entra i cessi di un baretto di periferia. Ma bamba o non bamba, arriveremo in coma. Malgrado voi. Gianna Nannini, sei nell'animal. No. Sei nell'animal. E guardi porno coi cani. Ma no. Con i cavalli e gli gnu, le zebre e i caribù che si ingroppano gli uomini. Sei nell'animal. Umberto Tozzi, immensa, niente. Che cosa c'è? Come secondo vita e tonne. Ma no. Non ce n'è più. E le baghe sono. Le ali, io ano. No. Ma come fa a piacere il culo? No. Me lo domandi spesso tu. Sì. Che prediligi gambe e seno. Ano. Amo. Io sempre più su. Non aver paura. Un pochino sì, Non è troppo dura. Nell'ano. Nell'ano. Le canzoni del bravo cuore. Fabio. Su. Nello Zio di 105. Ma io capito una cosa, io e te non dobbiamo mai più parlare di politica, insieme per il resto andiamo d'accordissimo. Perché a me piace nell'ano, nell'ano. Bastard Inside Live. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Minchia ragazzi, ma che cazzo è successo a Marcio? Io pensavo che Cristo della Madonna fosse il massimo, e invece no. È impazzito. Stavo guardando Blob, è partita la pubblicità dello zoo. Sei contento? Come un istello? Abbastanza. Che sei andato su Blob appena Blob. Prima di D'Alema. Figo. Come un istello. Figo. Nois. Sì? Paolino. Che c'è? Ai ai ai. Ti spacco tutto stasera e porta l'amico tuo Wender. Ciao, ci vediamo a Busto. Minaccia. Non so più se nel culo ce l'ha la penna di Marco Mazzoli. Che fine fa? Ciao ragazzi, sono veramente incazzato, quindi ho bisogno di sfogarmi. No, dai. Ciao, grazie. Ciao.
Mazzoli, tu sei una capra. Come cazzo si fa, mi chiedo io, a confondere Benito Mussolini con Oscar Wilde? Cioè, tu hai citato frasi di Oscar Wilde attribuendole a Benito Mussolini. Tu sei una capra. Torna a scuola, porca troia. Leggi! Poi siete fuori. Ah, scusate, ore 14 e 23, Radio 105 si festeggia San Nicola. Buongiorno a tutti, belli numeri uno. Babbo Natale o merda. Quasi quasi. Babbo Natale o merda. Oh, ma ce la mettete questa dell'anno scorso? Ciao bastardoni. Stranamente oggi sono d'accordo con Mazzoli, vi porto questo esempio anch'io. In una discussione con mio zio, che ha quasi 70 anni, gli ho detto: ma scusa, ma tu preferiresti avere il figlio omosessuale o ladro? La sua risposta è stata: ladro. Ma no. Agghiacciante. Ma così, è così. A Marco, comunque tuo padre ci è rimasto male uguale, perché poi Frocio ci sei diventato. Ma io adoro i romani, il romano spacca sempre. Viva Roma, ragazzi, quanto è bella, quanto sono belli i romani. Quanto era maestro, bella. Maestro, 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 sì? So che lei ha un sacco di battute oggi, quindi sì, ce ne spari subito. Vai. Una, mi raccomando, mi raccomando. Aia. Questo è Beverly Hills, se non sbaglio, giusto? Che bello! Ciao Brenda, brandi qualcosa? Non brendo niente. Bello, mi piace. Ammazzatelo! No, no, ragazzi, con calma, con calma. Cerchiamo di avere della pazienza. Ne ha un'altra forse. Beautiful, beautiful. Geniale comunque, è geniale, è geniale. Paolo, non fare invidioso, per favore. No, è geniale. Eric, mi è successa una cosa a Brooke. Cosa? Il cazzo non mi si erige. Ma comunque, cioè, il tentativo comico. Ragazzi, io esco e poi torno. Un altro. Cioè, non riesco a farne a meno, veramente. L'ultima. Questo è Renegade. Lorenzo Lamas, vai. Non so se mandare a fanculo mia moglie, ma tu l'amas o non l'amas? Sai che adesso ti lamo io? Bravo, ma... Ascoltatorissimi, siamo alla ricerca di massaggiatrici, massimo 28enni per curare l'ernia cervicale di Pippo Palmieri. No, perdi tempo. Massima serietà, possibilmente sarde. Noi siamo Rozzoli.